per 9. 3 per 9. 21. Scrivo 1. Ma come 21, amore? 3 per 9, 27. Scusa, pure tu sei lì accanto, non ti accorgi che sbaglia? 3 per 9, fa 27. O no? 9, 18. Sì, vabbè, farà pure 27, ma se non rispondo a questa mail, al 27 non ci arrivo perché mi licenziano. E piuttosto bisognerebbe spiegarle che i compiti non si fanno la mattina, si fanno al pomeriggio. Sì, invece tu la mail della sopravvivenza non la potevi mandare ieri sera? Guarda qua! La colazione è il momento più importante della giornata. È il carico di energia prima della battaglia. E per la famiglia è anche un momento di raccoglimento. Che leggi? L'oroscopo? Senti, fai un favore, se ci riesci potresti aprire lo yogurt a Giorgina? Poi se non è troppo difficile, se no mi chiami, potresti metterci pure i cereali dentro? Grazie. Dai, basta. Ora mangiamo, forza. Vai. Giorgia, dove vai? Sofia, tu basta conti, mangia. Non voglio mangiare. Mi fa male la testa e pure la pancia. Basta, Sofia, adesso tu mangi. Oi. Pure tu però dovresti mangiare qualcosa. Scusa, non hai detto che siamo a un passo dalla battaglia? Oh mio eroe, mi raccomando, porta il cibo che i cuccioli sono affamati. Muovetevi. Ma chi è affamati? Qua non mangia nessuno. Guarda quanto cibo buttiamo via. Io mangio in macchina e questi me le prendo e me le pappo a scuola. No amore, non andiamo in macchina oggi, andiamo a piedi. Come a piedi? Andiamo sempre a piedi! Ma quando sempre? Non fai un metro senza macchina? Pure danza hai voluto smettere perché ti faceva troppa fatica. Ah, già, mamma. Tu cosa vuoi? Eh? Cosa vuoi? Dai, non litigate! Andiamo in monopattino! Brava, amore mio. E adesso tutti a scuola! Forza!